Amici di Penne e Calamaio, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi a tenerci compagnia c'è Jessica Imhoff. Jessica, benvenuta. Ciao, ciao a tutti. Iniziamo con la prima e più temibile domanda, della quale sono tutti terrorizzati e non so perché. Chi è Jessica di tutti i giorni e chi è Jessica scrittrice? Allora, Jessica di tutti i giorni è un ingegnere gestionale che abita in Svizzera, nata e cresciuta. Sono moglie, sono amica, sono figlia, sono quella un po' fuori di testa che non sta mai zitta e che però, essendo che spara cavolate e raffica, fa divertire un po' tutti. E Jessica scrittrice invece sono sempre quella che spara cavolate a raffica, però mi diletto meno coi numeri e più con le parole e quindi lascio scatenare la mia vena creativa e emoziono le persone. Wow, che presentazione! Senti, vabbè, Molto modestamente. giustamente ognuno è modesto a modo suo. Perché non possiamo esserlo? Senti, c'è uno tra i tuoi tanti personaggi, che puoi definire la Jessica di carta, ovvero il tuo alter ego all'interno dei tuoi libri? No, no, perché i miei personaggi crescono e si sviluppano ognuno a suo modo. Quando inizio c'è solo un'idea e man mano che il romanzo viene scritto si aggiungono sempre più livelli e il personaggio cresce diventando una persona completamente diversa da me. Questo non vuol dire però che ci sono magari delle cosucce che ho infilato dentro, non lo so, solo per farti un esempio, il protagonista del mio romanzo d'esordio, Il Cristallo della Luna, Chris, è un ragazzo molto curioso perché io sono patologicamente curiosa, ecco, mettiamola così. Diciamo che c'è un po' di te spruzzato qui e lì, e Esatto. solo chi ti conosce profondamente riesce a individuare quelle caratteristiche. Sì, anche perché comunque sono quelle caratteristiche un po' comuni, diciamo, io sono una persona molto curiosa, pur non essendo pettegola, però non sono l'unica, quindi è già più difficile se non mi conosci bene, cioè, ah, questo forse può starci. Però appunto è poi solo quella spruzzatina di qua e di là, o magari qualche modo di dire o qualche modo di fare, però niente di propriamente impiantato su me stessa. Senti, tu mi hai detto sei comunque un ingegnere che ha a che fare con i numeri. Quando scrivi, sei rigorosamente ordinata, quindi ti fai la tua scaletta bella, precisa, che segui alla lettera o al numero, a seconda del punto della scaletta, oppure vai a ruota libera, magari scrivi l'ultimo capitolo, poi torni al primo, poi scrivi un capitolo in mezzo e solo alla fine dai un senso logico a quello che scrivi. Allora, sni e sno. Diciamo che ho sempre scritto da A a B, da inizio alla fine. Mi è capitato magari in un romanzo di incantarmi un po', allora saltare quella parte che non sapevo ancora bene come affrontare per poi ritornarci dopo. Questo sì, ma è stata semplicemente una tecnica per evitare il classico blocco del lettore. Però quando scrivo lascio mega spazio alla creatività, ma recentemente ho sviluppato proprio un metodo, diciamo, l'ho ottimizzato da buon ingegnere gestionale che sto puntando molto su quella che è la fase di preparazione, così che quando sono pronta per aprire il mio programma di scrittura e mettere giù le parole, ho già tutto quello che mi serve. Parlando di schede personaggio, appunti, ricerche, note e la timeline su quale dovrebbe svolgersi la storia. Poi questo va sempre a modificarsi perché
l'ispirazione dell'ultimo minuto, che ah, cambio questa scena, metto dentro quest'altro. Uno dei 14.000 editing che si fanno prima dell'uscita del libro, dove si va a limare di qua, aggiungere di là, perciò sto cercando di tirare fuori il meglio delle due cose, aiutare la mia vena pianificatrice da ingegnere all'inizio, poi quando inizio a scrivere l'ingegnere se ne va fuori dalle scatole e rimane la scrittrice. Beh, non è sbagliato questo metodo. Impegnativo, perché comunque creare mm-hmm. tutta la storia prima è bello, bello tosto. Senti, ma un genere che vorresti sperimentare lontano dal tuo genere d'elezione, quindi dal genere che tu scrivi, quale potrebbe essere? Sicuramente il giallo thriller. Diciamo che io leggo di tutto, leggo anche gialli. Sono più scrittrice fantasy e romance, però mi piacerebbe molto scrivere un giallo, un thriller, magari senza che l'assassino sia il maggiordomo, ecco. Però è sicuramente qualcosa che in un futuro mi piacerebbe confrontarmi per riuscire a vedere anche se riesco a rendere il romanzo credibile e di non far mangiare la foglia al lettore a metà romanzo. Sicuramente è un genere che sarebbe una sfida interessante. Beh sì, comunque guarda che ultimamente i maggiordomi sono sottovalutati, proprio perché c'è questa nomea del classico assassino e il maggiordomo. Non li crede più nessuno come assassini, quindi sarebbe un bel twist, dici? Esatto, sai com'è? Quella dici no vabbè, ma tanto non può essere il maggiordomo perché sarebbe troppo scontato, e alla fine è il maggiordomo. Potrebbe essere un'idea, sai. Ci avevo pensato addirittura, però effettivamente avresti metà che ti dice oh, cavolo, no, vabbè, il maggiordomo, figata. E l'altra metà invece che no, perché no? Esatto, no? Quindi sai, il classico maggiordomo buono, tranquillo, paziente, no? Cioè, veramente il nonno della situazione, no, non può essere lui, e alla fine lui è un serial killer di quelli proprio incalliti con serial maggiordomo, sì. Esatto, potrebbe essere una buona idea, sai. Ci devo pensare, ragionarla giù, metterla giù bene. Esatto. Senti, stai lavorando a qualcosa in questo momento oppure sei in un momento di relax? No, sono in un momento di carne al fuoco, aiuto. No, tantissima carne al fuoco, veramente. Quest'anno sono stata molto produttiva, molto anche più di quanto avessi mai immaginato, e ho scritto due romanzi, e quindi il primo è alla ricerca di una casa editrice al momento, è in valutazione. Il secondo l'ho appena finito di correggere e farò un nuovo editing questo mese per poi inviarlo anche quello. E sto già, guarda qua cosa ti faccio vedere. Sono curiosa, fammi vedere. Ce l'ho proprio qua, quindi questo. Wow! Questo. Ho deciso di utilizzare un po' la carta, ti faccio vedere solo così e basta. È il nuovo spoiler, allora, per i nostri ascoltatori, Jessica ci sta facendo vedere un quaderno che potrete osservare e, se siete curiosi di scoprire i suoi segreti, fare un bel fermo immagine e leggere quello che ha scritto. Sì, ho deciso di utilizzare oltre al computer la carta, e sono andata in Scozia a novembre e ho fatto delle ricerche per il nuovo romanzo che ho in mente. E un po' su carta, e l'ho ambientato in Scozia, quindi qua ci sono tutti gli appunti principali. Mi manca un'ultima parte di ricerca e poi sono pronta per cominciare la scrittura. Oltre a questo, poi ho già anche un altro romanzo in coda che aspetta di essere scritto, perciò ce n'è tanta di roba. Senti, questo ambientato in Scozia è ambientato ai giorni nostri o sarà uno storico?
No, sarà un urban fantasy, quindi contemporaneo, che si svolgerà tra Glasgow e le Highlands, quindi un Bello. po' di folklore scozzese ai giorni nostri. Quindi ci saranno paesaggi mozzafiato e fate, credo. Sì, tutte queste cose qua saranno rinchiuse e soprattutto tantissime in Scozia per capire meglio come proprio sono i paesaggi, come poterli adattare alla mia storia. Perciò, visto che ero là in vacanza, perché buttare via questa Esatto, occasione? unisci l'utile al dilettevole, Esatto, sì. ovviamente. Beh, sai, a volte si dice anche di che uno scrittore dovrebbe scrivere quello che conosce, ma non è sempre così. Diciamo che se hai visto un posto con i tuoi occhi, certo ti aiuta, quello è logico, però. No, quello è vero, cioè io ho visto diverse differenze tra quello che creo io, quello che conosco e quello che non conosco così bene. Per farti un esempio, il romanzo che è uscito adesso è comunque molto il world building nella mia mente. Quello che ho scritto successivamente è ambientato in parte a Londra, che conosco come le mie tasche, quindi anche lì è stato un po' come scriverlo sulla porta di casa, mentre quello che ho appena finito di scrivere è ambientato a Milano, che non conosco così bene, e quindi ho dovuto fare molta ricerca da quel lato lì. È stato una sfida, ma anche quelle piccole cose che ti fanno crescere e migliorare il tuo metodo di ricerca. Sono pienamente d'accordo con te. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Quindi mi trovo a doverti fare le ultime due domande, che Vai. sono forse le più semplici di tutta l'intervista. Dove si possono trovare i tuoi libri e dove il nostro pubblico può seguirti? Allora, potete trovare tutte le informazioni sul mio sito internet www.jessicaimoff.com. Tutti i miei libri si trovano su Amazon e nei migliori online store. E soprattutto adesso è appena uscito il 10 di novembre un romanzo storico di avventura che si chiama Axel con due L. E lo trovate anche nelle librerie un po' in tutta Italia. Andate su Amazon, andate in libreria, chiedete di Axel di Jessica Imhoff. È un romanzo veramente che si adatta a un vasto pool di lettori perché tratta temi di avventura, onore, battaglie, ambientato nell'antico Nord Europa, ma anche in questo romanzo potete trovare una storia d'amore, una storia di amicizia e di famiglie, quindi vi consiglio vivamente di andare a cercarlo. Guarda, mi ha incuriosito tanto. E quindi cioè, se ti volessero seguire invece sui social? Ah, certo, sono un po' su tutti i social, Facebook, Twitter e soprattutto su Instagram dove possono trovarmi a @jessicaimoffwriter. Perfetto. Jessica, io ti ringrazio per averci tenuto compagnia. Ringrazio i nostri Grazie mille. ascoltatori che ci hanno seguito fino adesso. Vi do appuntamento alla prossima puntata e continuate a seguire WebLab TV. Ciao a tutti!